the great wizard of the new world. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Quante volte nel corso della storia è stata pronunciata la frase «non si può fare», anche solo per spingere qualcuno a provarci e infine a riuscirci? Queste scoperte straordinarie rappresentano un passo avanti nel pensiero e nelle azioni per la generazione futura ed oltre. Un passo avanti nella comunicazione, un passo avanti nei trasporti, un passo avanti nella tecnologia, un passo avanti per l'umanità. Stai per conoscere una grandiosa scoperta scientifica moderna. Una di quelle che avrà effetti su quasi tutte le aree della scienza, della salute e del benessere personale. Una scoperta che rappresenterà un passo avanti che potrà guidare alcuni dei più grandi progressi nella salute che il mondo abbia mai visto. La scoperta è ASIA. La chiave per essere più giovani più a lungo. La cellula è l'unità funzionale di base di tutti gli organismi viventi, l'elemento basilare della vita. Non deve sorprenderci quindi che una buona salute comincia realmente a livello cellulare. Un cuore sano ha bisogno di cellule cardiache sane, polmoni sani hanno bisogno di cellule polmonari sane, muscoli sani. Insomma, penso sia chiaro, viviamo e moriamo a livello cellulare. Il problema è che i danni alle cellule si verificano ogni giorno, con la semplice esposizione al sole, l'esercizio fisico, la dieta non equilibrata, lo stress e i problemi di salute. Per fortuna, le nostre cellule sono delle macchine straordinarie, in grado di produrre gli strumenti per riparare i danni che si verificano. In realtà, il nostro corpo è in uno stato costante di autocura, in altre parole, di riparazione e sostituzione delle proprie cellule. E gli strumenti più importanti per la cura delle cellule sono chiamati molecole di segnalazione redox. Le molecole di segnalazione redox sono assolutamente essenziali per la salute delle nostre cellule e del nostro corpo. Esse svolgono un ruolo importante nelle funzioni vitali delle cellule di proteggere, individuare, riparare e sostituire. Quanto sono importanti le molecole di segnalazione redox? Se i tuoi 75 trilioni di cellule smettessero ora all'improvviso di produrre queste molecole, non vivresti fino al termine di questa presentazione. Senza queste molecole di segnalazione redox, la vita finisce. Ora, quando siamo giovani, i nostri corpi producono queste straordinarie molecole in abbondanza. Per questo i bambini possono rimanere attivi tutto il giorno e non star male il giorno successivo. Ma mentre ci avviciniamo all'adolescenza, i nostri corpi cominciano a produrre quantità sempre inferiori di queste molecole di segnalazione redox. L'età, assieme ad altri fattori tipo le condizioni ambientali, il cibo che mangiamo e lo stress che proviamo, fa sì che le nostre cellule limitino la produzione di queste molecole vitali. Gli scienziati hanno scoperto un collegamento tra la salute, l'età e le molecole di segnalazione redox. Senza una fornitura costante e bilanciata di queste molecole, invecchiamo, ci indeboliamo e siamo più predisposti ai problemi di salute. Anche se siamo perfettamente in salute, perdiamo continuamente la capacità di produrre queste molecole. E poiché esse rappresentano la chiave per la salute e la guarigione delle cellule, ogni giorno in cui ci svegliamo con sempre meno molecole di segnalazione redox è un giorno in cui la nostra salute è più a rischio. Quindi da una parte sappiamo quello che queste molecole straordinarie possono fare per mantenere sano il nostro corpo, ma d'altra parte sappiamo che la capacità delle nostre cellule di produrre queste molecole diminuisce giorno per giorno. E senza una maniera per aumentare in modo naturale la produzione di queste molecole all'interno delle nostre cellule, siamo in un vicolo cieco. Siamo destinati a far fronte ai problemi legati all'età e alla salute alla vecchia maniera, curando i sintomi. Una pillola per questo, un succo per quello, ma senza mai arrivare alla vera fonte della salute e del ringiovanimento cellulare. Ma immagina se scoprissimo un modo per reintegrare la decrescente scorta di molecole di segnalazione redox. Cosa significherebbe per il mondo? Che impatto avrebbe sulla salute di milioni di persone? Rappresenterebbe un passo avanti nella scienza, nella salute e per l'umanità. Essere in grado di reintegrare queste molecole sarebbe una scoperta di proporzioni senza precedenti. La scienza era a conoscenza delle molecole di segnalazione redox, ma la loro produzione all'esterno della cellula umana in una forma stabile e bilanciata era considerata impossibile. Ma naturalmente l'impossibile richiede impegno, sforzi e una straordinaria intuizione. La scoperta redox è giunta mettendo insieme due mondi della scienza.
Durante lo scorso decennio, gli scienziati hanno studiato la segnalazione redox nel corpo umano. Anni prima, un altro gruppo di esperti aveva già creato qualcosa di davvero singolare. Un modo per modificare la struttura molecolare della semplice acqua salina. La nuova soluzione sembrava avere incredibili benefici sulla salute, ma gli esperti non sapevano perché. E c'era un altro problema. Le molecole modificate erano solo temporanee. Dopo pochi minuti, il liquido ritornava ad essere acqua salina. Di qui la scoperta. Questi due mondi della scienza, ricerca redox e ristrutturazione molecolare, si sono uniti. E hanno fatto ciò grazie al lavoro di un gruppo di scienziati guidati dal fisico in medicina nucleare, il dottor Gary L. Samuelson. Questo gruppo riconobbe che ciò che i tecnici stavano creando erano le molecole di segnalazione redox, qualcosa che tutti pensavano fosse impossibile prima. Basandosi su 20 anni di ricerca, con milioni di dollari investiti, il team del dottor Samuelson ha lavorato senza sosta e infine ha realizzato una scoperta davvero straordinaria. In realtà, una che molti nelle comunità mediche e scientifiche chiamano l'unica più grande scoperta nella scienza della salute della nostra vita. Questo innovativo processo all'avanguardia consiste in 3 fasi. Per prima cosa, il sale di alta qualità viene combinato con acqua molto pura per creare una soluzione salina incontaminata. Successivamente, i legami di queste molecole vengono scissi, lasciando gli atomi liberi di fluttuare. E infine, questi atomi vengono ricombinati per formare molecole completamente nuove. Molecole di segnalazione redox stabili e a lunga durata. Le stesse molecole prodotte all'interno delle cellule del corpo umano. Oggi queste molecole di segnalazione redox hanno un nome. ASIA. ASIA è l'unico prodotto al mondo che contiene questo insieme bilanciato di molecole di segnalazione redox stabilizzate. Nient'altro. Nessun succo, nessun frullato, nessuna pillola, nessun integratore può vantare questo. ASIA è il primo ed unico integratore di segnalazione redox al mondo. E i risultati di questo prodotto all'avanguardia hanno superato le aspettative più ottimistiche. Molti medici stanno sperimentando un miglioramento senza precedenti nella salute dei loro pazienti, integrando la loro dieta con queste molecole da poco disponibili. Sempre più scienziati stanno studiando la segnalazione redox, con la loro rivista accademica, decine e decine di libri di testo e oltre 100 pagine scientifiche pubblicate ogni mese. C'è stato un impatto anche sul mondo dell'atletica, che ha visto atleti di alto livello scoprire maggiore resistenza e rapido recupero grazie ad ASIA e alle sue molecole di segnalazione redox. E naturalmente, decine di migliaia di persone comuni stanno ritrovando nuova speranza dalla scoperta di quello che le piccole straordinarie molecole di ASIA fanno per la salute delle loro cellule e del loro corpo. Problemi con cui la gente ha combattuto per anni sono ormai scomparsi. Nulla si può paragonare alla gioia di sentirsi davvero in salute, di avere delle cellule che funzionano come quando eravamo giovani e forti. I've had sleep issues for years. I started sleeping deeper at night. Just the other night I told my husband, I sleep like I did when I was 4 years old. And sleep is such a blessing. All of a sudden my workouts, again, truly, I couldn't go far enough, fast enough, long enough. And there was no fatigue afterwards. I wanted to go back in and work out more. All the things that I have, I think ASIA would be the last one that I would ever want to get rid of because it keeps me healthy and I enjoy it. And I like good health because I want to live to see 100. My mom's very healthy. She's got great genes. My dad, on the other hand, had struggled his whole life with different health issues and died at a young age. I don't know which of those genes I'm going to get, but I'm not going to take a risk not taking care of myself. You know, I think a lot of people have fallen into the trap and thinking that their health is their doctor's responsibility or their government's responsibility. And the truth is, it's our responsibility. It has to start with us. And I can't think of a better way to take back responsibility for your own health than with ASIA. Gli esseri umani hanno una lunga storia nel dichiarare le cose impossibili. E fortunatamente, la scienza sa come provare che si sbagliano. ASIA rappresenta l'impossibile reso possibile, il primo ed unico integratore al mondo che realmente reintegra la scorta di molecole di segnalazione redox. ASIA è una vera rivoluzione nella scienza della salute e presto milioni di persone lo useranno, il che avrà un forte impatto sull'umanità in tutto il mondo.
Lascia che queste molecole lavorino per te. Scopri tu stesso quello che scienziati, medici, atleti e numerosissimi altri conoscono già. ASIA è l'unica più grande scoperta della scienza della salute della nostra vita. La chiave per essere più giovani, più a lungo.